Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate su Games Channel. Sono passati un bel po' di giorni dall'ultimo video di The Witcher. Mi scuso per questo, ma ho dovuto portare avanti serie che erano rimaste un pochettino indietro, come quella di Death Stranding. Ho iniziato una nuova serie sulla lore di Elder Scrolls e ovviamente Oblivion, serie principale del canale che non posso trascurare troppo. Ad ogni modo, rieccoci qua. Opzionale, parla con Shani. Col cavolo opzionale, il mio Geralt ci andrà. E come? Come già anticipatovi, tra l'altro, nel finale del video scorso, il mio Geralt ha avuto una relazione con Shani. Quando, diciamo, era ancora confuso, quando ancora non si era legato eternamente a Yennefer. Sì, ragazzi, ho scelto Yennefer. Questa eterna rivalità tra Triss e Yennefer, queste due maghe straordinarie. Il mio Geralt ha scelto proprio la strega, la maga dai capelli neri. Allora, sta andando bene, sì. Lo so, molti di voi non concorderanno con me, lo so, ma Yennefer dalla sua... Yennefer è una donna misteriosa, intrigante, estremamente intelligente, furba, anche dolce. La sua dolcezza è molto nascosta. Del simbolo della medicina, ci siamo. Molto nascosta, ma bisogna essere bravi noi a fargliela tirare fuori, questa dolcezza. E sono cose che di una donna a me piacciono molto, insomma, questi aspetti. Il problema di Yennefer è che potrebbe abbandonarti da un giorno all'altro, o meglio, scomparire per poi ripresentarsi tipo a distanza di anni, di mesi. Ecco, questo è un comportamento odiosissimo, ovviamente. Io non ci starei mai con una persona così. Va bene a distanza la relazione, certo, ma non così, ok? Però, per quanto riguarda Geralt, la cosa è diversa. Lui è un cacciatore di mostri, ha a che fare con re, regine, cioè insomma si sposta molto, non c'è mai... La separazione può avvenire tranquillamente, ok? Qualcuno può benissimo reputarla una stronza, Yennefer. In parte, non hanno tutti i torti. Triss invece è dolcissima, incredibilmente innamorata di Geralt, e questo lo dimostra ogni volta. Brava, intelligente anche lei. Focosissima, di una sensualità incredibile. Ma ho scelto Yennefer perché secondo me il Geralt del videogioco è molto più attratto da proprio quest'ultima. Mi ha dato sempre questa idea. Forse potrebbe essere una visione distorta che ho in base alle scelte che ho fatto in questi anni, tra The Witcher 2 e The Witcher 3, le frasi che gli ho fatto pronunciare a Geralt. Non conoscendo The Witcher 1 e non ricordando bene The Witcher 2, e The Witcher 3 comunque lo sto giocando in una lentezza spaventosa, insomma, in base a come ho vissuto io i capitoli, a me mi ha dato sempre questa impressione. Geralt è molto più attratto da Yennefer che da Triss, quindi ho accontentato più lui che me. Va bene? Emanuele probabilmente sceglierebbe Triss, però per Geralt ho scelto Yennefer. Anche se, ripeto, Yennefer ha questi aspetti che a me piacciono molto in una donna. Diciamo che entrambe sono
si fanno piacere. Ma a livello di bellezza per me, eccola qua, va. Lei è la più bella di tutte, Shani. E anzi, forse Emanuele starebbe più una persona così. O Triss al massimo, dai. Però Geralt non può non stare che con una maga. Dai, Geralt deve stare per forza con una maga. Shani. Oh, Geralt. Good thing you're here. Quindi è bello a volte distaccarsi il giocatore dal personaggio. What happened? Somebody break in? This? Oh, no. Just getting ready to move. What? Oh. When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Geralt, hai fatto le tue scelte. Lasciala andare, ed è bellissima, ha un viso stupendo. I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Parto per il fronte orientale. Lei, ve l'ho già detto, è un medico. E sta con l'esercito, quindi... Ma è il suo volere. Lei è innamorata pazza del suo mestiere, del suo lavoro, dell'aiuto che dà alle persone. Quindi non mi sorprende. I didn't know I would be. Found out this morning. Two soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn them down, just say no. Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. Vedete, la mia vocazione è curare malati e feriti. Allora, io, cioè Geralt, ha accompagnato praticamente Shani in un matrimonio e lì si sono appartati e sono rimasti un pochettino insieme. Insomma, è stata una bellissima avventura la nostra. Sicuramente Geralt è dispiaciuto perché non potrà più rivederlo, perlomeno per un lungo periodo, ma ormai lui comunque nella sua vita c'è soltanto Yennefer, ok? Quindi dirà capisco e basta. Per quanto possa fare male, però non mi va perché potrebbe innescarsi un dialogo compromettente per la mia relazione. I understand. Any chance we'll see each other again? Someday, I'm sure. Ci ho risposto in maniera un po' freddina, distaccata. Magari volevo qualcosa di più. Va bene. Hai saputo niente di Olgird? So, learn anything about Olgird? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the academy, an assistant to Professor Permathine Shakeslock, claims Olgird von Everick met with the professor multiple times. Apparently, Olgird asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor, where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on academy grounds. Pure. Mage hunters guard his door. Perché ci sono cacciatori di maghi alla sua porta? Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Esperto di occultismo, di magia nera. Vi ricordo che Olgird ha fatto quel rito. Vi ricordate il cerchio sotto in casa? Insomma, sì. Molto probabilmente glielo ha insegnato questo professore, insomma, queste tecniche. Devo incontrare assolutamente il professore. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me, you know that. Wound these, and I'll have to patch them up.
Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Dai, un'ultima avventura insieme. Lei era presente anche in The Witcher 1 e lì si poteva avviare una relazione seria, se non sbaglio, da quello che ricordo aver letto, insomma. Allora, dai, Shani. Andiamo. So how are things at the academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Mm-hmm. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? To Radovid, there's little difference between the two. Seems to tolerate you well enough. Because he needs me. For now. So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Oh, che dolce Geralt che si preoccupa. Guardate questi libri. Radovid ha fatto chiudere tutto. Allora, ci sono delle guardie qui. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno? Eh? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone. Witcher'll draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. Beh, questa è una discussione abbastanza antisgamo, però mi piace. Eravamo vicinissimi. Però ok. È un buon piano questo. Ok. Non utilizzerò alcun segno. Facciamo il giro. Entra nell'accademia. L'indicatore ci consiglia di addirittura tornarcene indietro, ma in realtà ci punta là. Beh, io taglio. E ho fatto bene. Era davvero uno spreco di tempo. Allora, vediamo cosa si inventa Shani. Qui, immaginavo. Qui potrebbero esserci Droner morto affogato. Allora, ho perso un pochettino la mano, come al solito. Vediamo un po'. Questa volta me lo so ricordato. Wow. Sto andando un pochettino a vuoto. Ok. Questo attacco è meglio farlo in mischia. Per carità, tutti quegli attacchi rapidi ci consentono anche di proteggerci un pochettino. Che l'avversario comunque si avvicina e il colpo lo subisce. Anche se ci ha beccati, Ok, qui ci sono delle casse. Ah, tutta roba non utile. Ah. Ci butterà una corda, spero. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line! Brava. Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Ah, yeah. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Be seeing you. Ovvio che andrò a salutarla, ovvio. Ma
starò molto attento. Allora. Ah no, devo metterlo però. Ok, e raffica telecinetica. Vediamo, ce ne sono almeno 4. Beh, se riesco ad aggirarne uno alla volta va bene. No, quello là ci ha visto. Mi sa che ci hanno visto tutti alla fine. Vabbè. Però lì l'ho anche ferito. Devo ammazzare il prima possibile il balestriere. Ok, vai. Non ce la fa neanche a difendersi. Bravo. Forse sei il più in gamba tra loro. How long you gonna make me wait? I will kill you. Beh, morirai male da solo. Ok, era tosto però. Sono anche io quello incapace, assolutamente. Però sicuramente lui ci sapeva fare, sapeva proteggersi molto bene, sapeva parare i colpi. Ok. No. Questa è la casa del professore. Locked tight. Need another way in. You leave a window open, maybe. Una finestra aperta. Ah, là c'è una scala. Qua. Guardate, c'è anche questa torcia che illumina il passaggio. Questo è game design fatto bene. Allora, vediamo. Ok. Aia, io l'ho danneggiato parecchio. Ho danneggiato il tetto. Bisogna stare attenti. Ho sentito un lamento. Professor Chaselock, è lei? Guardate com'è ridotta la casa. Aia. Prima di rubare robe a cui esamina. Silver Lamin. Don't know the sigil. Hasn't been used in ages, looks like. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone look in it and scream. Specchio rotto. Vetro rotto. Il signore degli specchi. Odin è stato qui. O comunque. Ovviamente il professore ha a che fare in maniera diretta con questo essere a dir poco diabolico. Zuck mi ha fatto notare una cosa. Gunther Odin. Le iniziali. Le maiuscole formano un nome. Gunther Odin. God. Il dio del male. Tomes about demons, dusty as they come. La chiave minore di Gillian Halboko. L'essenza del male è causare sofferenza. Esistono vari tipi di sofferenza, dal banale dolore fisico fino ai più impalpabili tormenti della psiche e alla profonda lacerazione dell'anima. Quando si manifesta il male? Giunge da solo? O esistono condizioni specifiche che lo provocano? E infine, la domanda più importante, il male può essere sconfitto? Cioè, proprio adesso stavo dicendo, il dio del male, perfetto, si parla proprio del concetto del male. Molti credono che il male esista da sempre, perché nessuno ricorda un tempo in cui non ci fosse, ma si tratta di una prova sufficiente.
Ho l'ardire dei dubitarne, dal momento che sono uno studioso, il compito di ogni studioso è quello di mettere in dubbio qualsiasi asserzione finché non è stata rigorosamente dimostrata. L'esistenza del male è strettamente collegata all'esistenza del bene, suo opposto antitetico. Di questo ne parlammo anche in una serie di... nella serie di Skyrim. Stavo dicendo in una serie di Tess. E... non c'è pace senza la guerra. Si era preso quel discorso là, praticamente, no? Il bene non esiste senza il male. Non ha una dimensione propria. E dunque il male è parte integrante delle nostre vite. Il male ha molti volti e si presenta sotto svariate forme. Una di queste è corporea. Il male si incarna in un uomo e viaggia per il mondo, seminando morte e sofferenza. In questa forma è ingannevole e difficile da riconoscere, tanto che ci si accorge della sua presenza solo quando è troppo tardi. Durante i miei studi su miti e leggende di diverse culture, mi sono imbattuto nella descrizione di un individuo che ha sempre tratti simili. Non parlo del suo aspetto fisico, ma del suo modus operandi. Egli inganna, allettando le sue vittime con l'offerta di qualcosa per cui in seguito ci sarà da pagare un prezzo sproporzionato e altissimo, mentre ciò che si ottiene in cambio è sostanzialmente una trappola. Attenti, pertanto, a chi promette l'impossibile, giacché se può mantenere la promessa altri non è che l'incarnazione del male. Gunther Rodim. L'incarnazione del male, il dio del male. Lui stringe patti. Alla fine quello che ne guadagna è sempre lui. Beh, Odgird ne ha pagato un prezzo altissimo, l'abbiamo visto. Oh, guardate un po' qui sotto. Franco, is that you? Leave the bedpan in the usual spot and take the platter. I shan't be eating today. Si sta proteggendo con un cerchio. How do you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out. Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. No, noi abbiamo già capito. Quindi risponderemo in questo modo. Non mi manda nessuno. No one sent me. You lie. I may be blind, but I sense unclean powers better than anyone. Why do you think the witch hunters guard me like a treasure? I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. Sei prigioniero qui? Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I am one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant. But not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends, but that's beyond my control. Voglio solo parlarti. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everick want from you? Curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gunther Rodim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analyzed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there. Where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gunther Rodim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings I went blind, yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims. Thrives on
pact above all else. Mi vengono in mente i sacerdoti della falena in The Elder Scrolls. Contracts which drive their parties to madness. Quanto mi piacciono questi racconti. Guardate che inquadratura bellissima. Quanto è d'atmosfera questo posto con la notte e tutto. L'illuminazione è favolosa. Cos'è quel cerchio magico sul pavimento? Una protezione. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. Beh, dubito. How do you know? Dubito forse. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Però io non gli crederei mai. Said he was honored I'd taken such an interest in him. He wished to thank me and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Che cos'altro sai su di lui? Know anything else about the man? Gaunter Odin is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him or die. Non posso. Alive. Alive. Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Effettivamente, pensiamoci un po'. Lui vive all'interno di questo cerchio. Ma cioè, guardate là, c'è un secchio. E lì probabilmente è dove ci fa i suoi bisogni. Cioè, lui non può uscire mai di qua. Franco, prima ha detto all'inizio, il suo aiutante. Cioè, questo... questo vive solo ed esclusivamente qui. Non dentro casa. Dentro questo cerchio. È terribile. È terribile. Vedete? Magari è vero, questo cerchio per davvero lo protegge, ma guardate dove lo ha costretto a vivere. C'è sempre un prezzo da pagare. Olgird ha stretto un patto con lui. Olgird signed one of these pacts with him. Brilliant deduction. Have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and Odin. A meeting at a crossroads. A wish. A pact signed in blood. And a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. Odin delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world. His betrothed and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. Non credo. Non credo proprio che sia stato Olgierd a uccidere Vladimir, cioè nel senso, ha fatto delle scelte, ma non credo che abbia mai avuto il coraggio di davvero eliminarlo con le sue stesse mani. Quindi ci sarà sicuramente dell'altro. So did Olgierd kill his own brother? No. Deduce, Witcher. Odin acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Hai saputo tutto questo da Olgierd? Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable. But play with evil, medicine can be much harder to find. Olgierd voleva rompere il patto, perché?
Why was Ol geared out to get rid of Odim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? No. Odim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference. Die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odim at his own game. Meaning? Odim wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree. And can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Human souls. Come mi libro di questo segno? Odim left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him and the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Sta cosa è preoccupante. È preoccupante. Perché a noi ci ha marchiati e gli altri no? Effettivamente Olgird non ha nessun segno, è vero. Non ci avevo pensato a questo, è vero. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Ah, to feel useful after so many years locked up. Living in fear, why, it's pleasance itself. Mi stavo preoccupando effettivamente di questo, ma uscirà dal cerchio. Cioè, tutto questo l'abbiamo causato noi, con il nostro ingresso, con il nostro colpo. La raffica telecinetica sopra. Secondo me Odim sapeva che si sarebbe verificato tutto questo. Ci sta usando. Sono abbastanza convinto. L'aveva già anticipato. Diario del professore. Appunti e osservazioni, professor Shexlock. Il cerchio tracciato da Odim mi terrorizza. Non posso vederlo, ma sento la sua presenza. Non so definire la tensione che genera in me tale consapevolezza. Se mi avvicino ai suoi limiti, brividi percorrono la mia schiena. Non è dolore, ma una sensazione simile a quella che fa rizzare i peli agli animali. Ormai è passato un mese e ancora sono rinchiuso nel cerchio runico. Sono preda di incubi sempre più terribili. Ho paura di dormire, non so quanto potrò resistere. Ho sognato che avevo una figlia. Strano, non ho mai avuto bambini. Ad ogni modo, aveva poco meno di 10 anni, mi chiamava papà e mi amava molto. Lo leggevo nei suoi occhi e anch'io ardevo di amore paterno nei suoi confronti. Com'è possibile sognare così intensamente qualcuno che non esiste e provare un tale amore? Non ho più paura di dormire. Forse Odim mi ha concesso la pace. Spero che non cambi idea. Sognare Amelie mi dona grande gioia. Mia figlia è buona e intelligente. Diventerà una donna meravigliosa. Peccato che esista solo nei miei sogni. Non solo non temo il sonno, ma anzi non vedo l'ora che sopraggiunga. Che magnifica trasformazione. Se non cambia nulla, presto dovrò provare a uscire dal cerchio. Ora so perché per settimane ho sognato la figlia che non ho mai avuto. Ho capito il suo gioco. Stanotte lei è morta. Ha contratto una misteriosa malattia e il suo corpo si è ricoperto di piaghe. Piangeva, implorando il mio aiuto, e poi mi è morta fra le braccia. Mi sono svegliato madre di sudore, devastato nel corpo e nella mente. Sono passati 3 mesi dalla morte di Amelie. La piango ancora e mi tormenta la visione del suo corpo piagato.
Come vorrei non avere mai visto nulla di tutto questo. Meglio essere ciechi che essere tormentati da queste visioni. Non reggerò ancora a lungo, sono terribilmente infelice. Vivo nel cerchio magico da un anno. Penso sempre più spesso al suicidio. Sarebbe così semplice. Basterebbe oltrepassare le rune. Non solo lo ha devastato fisicamente, ma anche mentalmente. Gli ha devastato, distrutto anche la psiche. È davvero il male assoluto, Dim. E per quanto mi terrorizzi, perché è un essere davvero terrorizzante, è incredibilmente affascinante. Forse... no, forse ormai non ho nessun dubbio. È l'avversario più bello che abbia mai visto qui in The Witcher. Mi fa impazzire. Mi fa impazzire. Incontro il guide al tempio di Lilvani. Allora, prima di andare verso il tempio, direi di andare da Shani. Bisogna salutarla. Dopodiché, perfetto. Dopodiché ce ne andremo. Sì, verso forse la conclusione. Ragazzi, faccio un taglio. Sono molto preoccupato. Yes, Geralt. Ah, una partita unica, importante. Sicuramente ci sbloccherà una carta particolare. Ok, questo non ve lo mostrerò. Devo fare... non devo esagerare con i minuti, ragazzi. Questi giorni la connessione è davvero terribile. Aldone e Jonus, Ionus, un bel matrimonio. Ok. Ok, rivanghiamo, torniamo indietro. Ritorniamo indietro, ricordiamo la nostra storia praticamente. Gotta say, wedding was a great idea. Rarely have a chance to rest, get away from it all. Did me good to do just that. I'm a medic. I tend to know what I'm doing when I prescribe something. Hope Vladimir's antics weren't too annoying. Peculiar man. Ghost, true. But I found him likable. Il fratello di... he was a real hoot when he was alive. Fratello di Olgirt. Said you needed to think things over. Have you? Yes. I decided you're incredibly sweet, but... oh. But we're better off keeping things as they were. Mm-hmm. You're always going places, and they're likely to ship me off soon. Besides, we tried once, and you know how that worked out. You're right. But promise to share a bottle of wine with me from time to time. Of course. I tell you what, I'll keep one handy. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Andiamo verso il tempio. E sono, sì, preoccupato e per certi versi terrorizzato da quell'essere. È incredibile.